Il Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria, in collaborazione con la dottoressa Giulia Cioci, ha organizzato, in occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario del voto alle donne, il convegno dal titolo Storia delle donne nell'Alta Umbria, dai mesi della resistenza al riconoscimento del diritto di voto. Partendo dalla ricostruzione del periodo storico vissuto dalle donne, con un focus sulle donne dell'Alta Umbria, dalla loro partecipazione alla resistenza fino all'ottenimento del diritto di voto, ci siamo chiesti quanto e perché sia importante continuare a diffondere e tramandare queste storie, soprattutto tra le generazioni più giovani. Posso dare dei dati ragionevolmente precisi per quanto riguarda l'Alta Valle del Tevere, Umbria e Toscana, 15 comuni. E ho censito 388 partigiani riconosciuti tali dalle commissioni regionali dopo la guerra, combattenti quindi, e 388 tra questi qui, praticamente solo due sono le donne. Una di Città di Castello, una di Anghiari, nel limitrofo territorio toscano. Quindi questo pone un problema, no? Possibile che l'apporto delle donne sia stato così modesto alla resistenza? In effetti è stato un apporto sostanziale importante, però è stato prevalentemente un apporto di sostegno concreto, essenziale, a quella che è stata l'attività delle bande armate, sostegno per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario, il nascondersi, le staffette, le informazioni. E queste cose non venivano riconosciute nel dopoguerra come requisiti diremmo importanti per poter essere poi riconosciuti come partigiani, al massimo come patrioti. E questo qui ha creato un problema dal punto di vista storico, perché sembra appunto che la resistenza l'abbiano fatta soltanto gli uomini. In realtà anche nell'Alta Valle del Tevere la resistenza è stato un grande fenomeno di massa che ha coinvolto in pieno, quasi totalmente, la popolazione rurale, e nel quale appunto uomini e donne insieme hanno sostenuto queste bande di giovani renitenti, poi diventati partigiani, in mezzo ai quali vi erano anche ex prigionieri degli italiani, ex internati nei campi di prigionia italiani. Ecco, li ha sostenuti in maniera piena, con tutto quel poco che aveva, condividendo quel poco che aveva e condividendo i rischi, perché poi nell'Alta Valle del Tevere sono state 187 le vittime delle rappresaglie della violenza tedesca, e tra queste 26 donne. Quindi i tedeschi poi, quando si è trattato di reprimere, non facevano distinzione fra uomini e donne. Ecco, questo ci porta a dire che bisognerebbe un po' rivedere i requisiti formali perché uno possa essere definito non tanto partigiano combattente, ma quanto un membro, un esponente della effettiva resistenza. L'attività della resistenza era tale solo se si imbracciava un fucile e combatteva. E si dava per scontato che le donne dovessero fare l'altro lavoro sporco, che quello del dar da mangiare, del vestire, del nascondere, del proteggere, eccetera. Insomma, no? E questo ha fatto sì che anche nel riconoscimento di chi era patriota, quindi che non aveva diritto a ricompense di carattere finanziario o formali, ma anche lì vi è una notevole prevalenza di maschi, perché si pensava che, ecco, fosse soprattutto un'attività maschile. Ecco, in un'epoca in cui la donna deve stare a casa, fare la brava educatrice, la brava casalinga, eccetera. E questo qui era un'idea che coltivavano un po' tutte le forze politiche, di centro, di sinistra e di destra, insomma. Ecco, non si è valorizzato questo apporto, perché si dava per scontato che le donne facessero quello, che poi il riconoscimento formale di combattente o di patriota andasse agli uomini. La partecipazione delle donne alla resistenza armata, organizzata, e anche a quelle forme di resistenza civile, cioè che maturano spontaneamente, hanno aperto la strada all'ottenimento, al raggiungimento del diritto di voto. La guerra è ancora in corso quando il governo Bonomi emana un decreto datato 1 febbraio 1945 che riconosce diritto di voto alle donne. E ovviamente questo voto, come
si intitola anche un opuscolo dell'Unione Donne Italiane, non è stato regalato alle donne, ma è stato anche come dire, il frutto di un impegno, di una partecipazione in quel drammatico biennio 43-45. Bisogna anche dire che è complessivamente nei 5 anni di guerra che si coglie una diversa presenza delle donne nella sfera pubblica. Potremmo dire in sintesi che la sfera pubblica si femminilizza. Le donne assumono nuove responsabilità in casa come nel fuori e finita la guerra non è possibile tornare indietro. Vi è una nuova consapevolezza. Proprio le responsabilità assunte, i gravi sacrifici sopportati, le difficoltà quotidiane, anche il fatto di doversi impegnare in campi che fino a quel momento erano preclusi alle donne, a partire da un dato oggettivo, cioè esse diventano capofamiglia, no? Ecco, anche se questo ruolo poi non gli è riconosciuto fino in fondo, questo fa maturare una diversa consapevolezza di sé, delle proprie capacità. E quindi non è possibile un ritorno indietro. Anche in virtù di questo le italiane ottengono poi, come dicevo all'inizio, diritto di voto attivo e passivo, eleggono e sono elette.